Ciccio Cozza, indimenticato campione della Regina, Pietro De Giorgio, attualmente in forza al Crotone in Serie B, e Francesco Modesto, con un passato nella massima serie, sono solo alcuni dei calciatori calabresi o con un forte legame con la Calabria che ieri hanno partecipato al triangolare di calcio per contribuire alla raccolta fondi per la costruzione di un campetto per l'oratorio San Giuseppe di Cetraro. A sfidare il De Giorgio Team, la squadra dei medici di Cosenza e quella degli avvocati di Paola, in un pomeriggio di sano sport nel quale anche le recenti vicende che hanno sporcato il calcio dilettantistico sono state messe da parte. Dobbiamo dissociarci da queste situazioni, ecco, e far capire ai bambini che lo sport c'è competizione, ma la competizione è leale, quindi si può vincere, si può perdere, l'importante è dare la prestazione in campo in maniera genuina e professionale. Anzi, la solidarietà, la voglia di elevare il calcio e i suoi valori a qualcosa che vada oltre il successo e il mero aspetto economico sono stati alcuni degli elementi evidenziati da De Giorgio. Ci siamo riuniti oggi in questa festa, in questa giornata di festa, ecco, per una beneficenza per l'oratorio di Cetraro, per dei bimbi, dare la possibilità, ecco, ai ragazzi del nostro territorio di divertirsi nel miglior modo possibile. Ecco, noi dobbiamo essere da traino, oggi siamo quasi tutti giocatori calabresi che hanno giocato in diverse categorie e niente, è un piacere per me essere qua a partecipare a queste manifestazioni. Ad ospitare la manifestazione il terreno del Longobucco di Scalea, con il presidente Formica in prima linea ad offrire tutto il supporto necessario alla riuscita della manifestazione. Scalea omaggiato per l'ospitalità e la fantastica stagione anche con la presenza nel De Giorgio Steam della coppia Scoppetta Piccirillo. L'esito del triangolare lo lasciamo agli appassionati di statistica. La riuscita della manifestazione si vedrà tra qualche tempo, quando in un campetto di periferia, grazie a questo e ad altri eventi del genere, tanti ragazzi potranno rincorrere un pallone che rotola.